Direttore, quali sono gli interventi che bisognerebbe apportare per efficientare un po' quello che è la gestione degli appalti? Allora, dal punto di vista della centrale di committenza nazionale o territoriale della pubblica amministrazione, credo che in questo momento la questione cruciale sia rappresentata dal recepimento della nuova direttiva europea degli appalti, emanata nel marzo del 2014 e ancora non recepita a livello nazionale. Il nostro punto di vista è che questa direttiva consentirebbe una serie di semplificazioni da un punto di vista procedurale e da un punto di vista di impianto delle gare, almeno per quello che riguarda le gare di cui ci occupiamo, quindi le gare di beni e servizi, assolutamente rilevanti, e tutto sommato sfruttare l'occasione di recepirla senza aggravarla con normativa nazionale potrebbe essere un'opportunità importante. Tenga presente che viviamo in un contesto in cui l'aggiudicazione di una gara di una certa complessità, in virtù delle norme che si sono accavallate negli ultimi 18-24 mesi, richiede un tempo che può variare dai 18 ai 24 mesi, e con un costo per l'intero sistema è molto rilevante, atteso al fatto che un bando di gara con una base d'asta da 1 milione di euro, considerando i costi delle stazioni appaltanti e i costi del mercato che risponde alle gare che vengono bandite, questi costi ammontano a 1 milione di euro. Quindi una gara con una base d'asta da 1 milione di euro costa al sistema 1 milione di euro, e questo francamente riteniamo che non sia una cosa sostenibile proprio dal sistema produttivo del paese. Parlo ovviamente di gare di beni e servizi, parlo ovviamente in particolare di gare legate all'innovazione e all'ICT. Dalla sua esperienza, le piccole e medie imprese crede che siano in maggiore difficoltà quando c'è la partecipazione a delle gare di questo tipo? Ma l'esperienza di Consip ci dice questo. Per quanto riguarda le procedure di gara sotto soglia europea, dal 2004-2003 la Consip, quindi sono diversi anni, ha messo in piedi un sistema di gestione delle gare assolutamente informatizzato. Il mercato elettronico della pubblica amministrazione è una piattaforma di gara, di negoziazione, procedure di gara sotto soglia. Nel 2014 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione sono stati transati 1,4 miliardi di euro, quindi cifre rilevanti. Il 99% di queste gare è stato aggiudicato a piccole e medie imprese. Il sottosoglia è un mondo d'elezione per la piccola e media impresa. Per quanto riguarda il soprasoglia, e certo i meccanismi sono più complessi, abbiamo comunque una partecipazione di piccole e medie imprese importante che supera il 40%. È chiaro che bisogna mettere in piedi capitolati tecnici che chiamino alla proposizione di soluzioni e di competenze ben identificate, quindi qualificare bene la domanda per avere un'offerta qualificata, e in questo contesto la piccola e media impresa deve anche fare uno sforzo di qualificarsi nei confronti della grande impresa e della pubblica amministrazione. Noi stiamo vedendo con molta attenzione il crescere delle piccole e medie imprese che si presentano alle gare sopra soglia europea nella configurazione di consorzi, che certamente aiuta a competere in un mercato comunque legato a norme, a regole, a logiche del sopra soglia, diverse sicuramente da quelle del sotto soglia.